Tutti e benvenuti su Solo Cose Nove. Oggi voglio fare un piccolo confronto tra tre macchine fotografiche e i risultati sono abbastanza inattesi. La prima è questa che ho acquistato da poco, usata, la GF1, vecchissima, avrà più di 10 anni di macchina fotografica della Lumix. Sensore da 12 megapixel, come sempre micro 4 terzi. Farò il confronto con la mia mitica Lumix G85, G80, G85 che dir si voglia, la mia E85. Questa la adoro, abbiamo 16 megapixel, sempre di sensore micro 4 terzi. E poi quella che per me è la regina, cioè la G9, una macchina fotografica stupenda, soprattutto da foto, ma fa dei video spettacolari. Con questa siamo sopra i 20 megapixel. Gli obiettivi che utilizzerò oggi sono quello montato in questo momento sopra la G85, cioè il 55 mm f1.4 della Seven Artisans, questa qua. Obiettivo stupendo, l'abbiamo visto qualche tempo fa, è completamente manuale. Il secondo test sarà con un obiettivo automatico della Lumix, questo qui, che è il classico 42,5, altro stupendo obiettivo, adesso è montato sulla mia G9, però in realtà l'ho fatto ruotare con tutte le macchine. Ma passiamo al computer, giusto per vedere queste immagini. Io adesso per comodità le ho esportate da Darktable e le ho importate dentro GIMP, solo perché io conosco più GIMP che Darktable, però insomma diciamo che quello che voglio farvi vedere si vede anche dalla JPEG. Gli scatti sono stati fatti tutti in manuale con ISO settato a 100 fisso, white balance in daylight, anche quello fisso, apertura 1.4 per l'obiettivo della Seven Artisan e 1.7 per il 42,5, quindi alla massima apertura entrambi gli obiettivi, e lo shutter speed l'ho settato a 25. Insomma, tutto quello che potevo rendere manuale e fisso l'ho fatto. Tra l'altro vediamo qua su GIMP direttamente i metadata, giusto per farvi rendere conto e farvi capire che non sto dicendo fesserie. Qui ho preso lo scatto con il 55 mm con la GF1 e ora prendo la G85, ma poi la G9 in realtà è settata allo stesso modo. Allora, messi fianco a fianco, vedete che qua ho daylight, sRGB come color space, anche qua sRGB, esposimetro a 0 e V, quindi identico, 1/25 di secondo da una parte e dall'altra, F0 perché ovviamente questo è l'obiettivo in manuale, se no ci sarebbe stato comunque F1.7 per l'altro, non ve lo faccio vedere, ma fidatevi. ISO 100 per tutti e due, gamma 2.2. e white balance manual anche qui, quindi in realtà è tutto settato in maniera identica. Ci tenevo a farvi questo piccolo preview perché già da subito ci rendiamo conto di qualche cosa di molto particolare, cioè l'immagine, questa qua. Questa l'ho fatta con la GF1, guardate, ho puntato qua alla proboscide. Questa parte della proboscide è quella dove ho puntato il fuoco, potete assolutamente vedere che è la parte più a fuoco del pupazzo, ma soprattutto ha una certa luminosità. Qui come luci ho utilizzato la luce del lampadario, la luce della finestra dietro, c'è una luce della finestra dall'altro lato, e poi abbiamo una luce verde da questa parte, una luce rossa da quest'altra parte, giusto per dare ancora un po' più di ambience e poter sfruttare a pieno tutto quello che è il sensore, cercando di avere meno rumore possibile. Se andiamo a vedere qua nell'occhio, vedete che abbiamo un po' di sfocato, qui iniziano a vedersi i pixel. Questa, vi ricordo, è 12 megapixel, però diciamo che qua sono a un ingrandimento piuttosto elevato. La cosa che possiamo notare appunto è che qui la proboscide è piuttosto a fuoco, piuttosto carina, ok. Ma andiamo subito a confrontarla con lo stesso obiettivo 55 mm f1.4 con la G85, stessi settaggi. Notate subito, come me, spero, noterete che è più scura. Cioè, a parità di tutti i settaggi, questa foto è più scura. Qui abbiamo più pixel, noterete anche subito qui la proboscide che è un po' più definita, perché abbiamo 16 megapixel contro 12 megapixel. Ecco, adesso vi faccio vedere uno e l'altro, questa è quella da 12, questa è quella da 16. L'immagine è più scura, ha un po' più di contrasto, anche se il contrasto è esattamente lo stesso a livello di settaggi, e in generale è più scura.
è più scura, ragazzi. E se io vado sulla G9, che ha 20 megapixel, è ancora più scura. Certo, possiamo notare subito quanto la definizione della proboscide sia maggiore rispetto alle altre foto. Io posso andare ad avvicinarmi, guardate qui, potete contare addirittura i peletti che ci sono sull'immagine, sulla proboscide. Allora, vediamo subito qua la proboscide da 12 megapixel, qui nel punto più a fuoco, vedete che il fuoco c'è, però la definizione un pochino inizia a mancare, a mancarci. Qua abbiamo la G85 che ha lo stesso fuoco, gli stessi settaggi, però è più scura e sembra un po' più definita. Se andiamo poi con la G9 vedete che è ancora più scura e ancora un po' più contrastata, noteremo ancora più dettagli perché abbiamo 20 megapixel contro i 12 e 16 megapixel, ma l'immagine è più scura, è fondamentalmente più scura. È abbastanza ovvio, direte voi, perché più megapixel nello stesso spazio avranno dei fotodiodi più piccoli che prenderanno meno luce, anche se l'immagine sarà più definita. Però non mi aspettavo questo salto così grande dal GF1 che è 12 megapixel alla G85, che oltretutto fa una roba strana qua dietro, noterete che è violaceo, ok che è sfocato perché poi questa è una lente parecchio spinta F1.4 55 mm, però qui ha preso una luce viola anche qua sotto, una luce viola che sinceramente non so da dove l'ha pescata. Con la G9 torniamo ad avere un'immagine un po' più normale, un po' più classica, non abbiamo questa viola da tutte le parti, però è anche questa decisamente più scura. Stessa cosa la possiamo notare per la lente 42,5 f1.7, i settaggi sono esattamente gli stessi di prima, a parte l'apertura e la messa a fuoco che in questo caso è automatica. Anche qui noterete quanto è luminosa questa immagine presa con la GF1 contro l'immagine, oltretutto stranissima, perché qua vedete che mi ha rifatto le finestre viola, prende il riflesso della luce che sta da questo lato qui, della luce rossa. E poi ancora qua abbiamo la G9 che noterete anche qui essere molto molto definita, una bella immagine ma abbastanza scura. Io devo dire che non mi aspettavo questo risultato, non mi aspettavo sì un po' di rumore, un po' di pixellaggine qua aumentando lo zoom al massimo, diciamo aumentando parecchio lo zoom. Devo dire che l'immagine è comunque molto gradevole, molto utilizzabile anche per questo sensore da 12 megapixel, vedete che comunque i dettagli ci sono. Sicuramente se passiamo a 16 megapixel qua e a 20 megapixel con la G9 avremo dei dettagli ancora maggiori, però l'immagine è più scura e risulterà un po' più strana rispetto a quello che abbiamo con i 12 megapixel. Qua è stranissimo, io non so perché sia così viola. Ma prima di continuare vi ricordo che se questo video vi sta piacendo potete mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie! Inoltre sul sito web www.solocose9.it trovate un mini corso gratuito di fotografia che ho scritto e vi arriverà via mail se vi iscrivete alla newsletter e cercate la casellina apposita. State tranquilli, non spam, quindi iscrivetevi pure e se avete qualche suggerimento non esitate a scrivermi. Tutte queste immagini ve le lascio comunque in formato WebP perché devo ottimizzare il sito web sul sito web che vi ho detto poc'anzi. Con questo spero di aver dimostrato una volta per tutte che comunque 12 megapixel, una fotocamera di 10-12 anni fa, resta ancora competitiva sul mercato. Magari potrei fare una prova confronto con il telefono se vi può interessare, a me interessa, magari lo farò prossimamente, ma in generale è una bella immagine, secondo me è una bella immagine, utilizzabilissima, utilizzabilissima con delle lenti ben fatte, con delle lenti ben costruite. Queste sono un po' più scure, ma vi ricordo che ho fatto degli scatti in RAW e quindi qua sopra si possono tirare su le luci più o meno quanto si vuole perché c'è molto spazio di manovra. È chiaro che se voi andate a scattare subito in JPEG la qualità sarà un po' minore, mentre non noterete probabilmente questa cosa con gli scatti con la G85 e la G9, perché sono macchine un po' più moderne e anche il sistema interno di compressione e tutto quanto è decisamente migliore. Ma grazie a tutti per essere stati con me anche oggi, ci vediamo presto in un prossimo entusiasmante video. Ciao!